Buonasera a tutti, ben ritrovati. Nuovo appuntamento in diretta con il telegiornale di Udinese TV. In apertura i dati relativi al contagio da Covid-19 in regione: su 5.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68%. Sono inoltre 779 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi con l'8,47%. I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono sempre alti, siamo a 61, mentre quelli in altri reparti scendono a 579. Le persone in isolamento sono 10.586. Come vedete, il numero dei tamponi è in crescita, come dopo ogni lunedì, siamo a 5.991 in totale. Sul fronte del sistema sanitario regionale, da registrare nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un infermiere, nell'azienda sanitaria Giuliano Isontina invece di un terapista della riabilitazione, un infermiere, due operatori sociosanitari e un medico. E si registra anche la positività al virus di una persona rientrata dal Bangladesh. In Veneto invece sono 621 i nuovi contagi, 76 i decessi nelle ultime 24 ore, così riferisce il bollettino della regione. Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto a ieri. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna così a più di 313.000 e 9.000 le vittime. Nel frattempo il governatore Zaia è tornato sul tema dell'acquisto dei vaccini. Ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato accadesse che trovassimo anche la possibilità di alcuni approvvigionamenti. Vediamo. A me piacerebbe pensare di coinvolgere anche le imprese in maniera importante da più parti, dal presidente degli industriali Carraro, da Federalberghi, dal presidente Micheli, a un po' tutti, nel senso che c'è anche i singoli industriali che pensano alle aziende Covid free e direi anche a un comparto turistico Covid free. Penso che sia un'ottima idea questa sulla quale investire. Ovviamente ci vogliono vaccini e quindi ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli. Allora, vi posso garantire che le grandi big pharma tipo Pfizer, per la policy che ha, continua a rispondere che non hanno possibilità di avere un contatto diretto con gli enti locali o con i privati in questa fase. Però il mondo è grande e cercheremo di capire, insomma, nel rispetto delle regole, però penso che sia legittimo che le imprese che vogliono mettere in sicurezza i loro team, vogliono avere i loro commerciali vaccinati per mandarli all'estero, cosa che noi anche vogliamo fare per dare una mano alle imprese. E penso che alla prima regione turistica d'Italia, tra le prime al mondo, che è il Veneto, non possa che puntare a un progetto Covid-free per il turismo, sul quale stiamo assolutamente lavorando nella ricerca della materia prima che si chiama vaccino. E sono in corso i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del Presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal Presidente della Repubblica. Il tavolo andrà avanti oltre il previsto, inizialmente infatti i lavori avrebbero dovuto concludersi alle 13. Il Presidente è arrivato nel pomeriggio, aveva aperto già stamattina i lavori per poi lasciarli poco dopo più di mezz'ora. Ancora molti nodi da sciogliere, tra quali il MES e il reddito di cittadinanza. Oggi tra l'altro si parla anche della giustizia. Italia Viva dice no al lodo Orlando, il PD fa sapere che su ambiente e scuola c'è una significativa convergenza e in serata il Presidente della Camera riferirà al Capo dello Stato sulla fattibilità di un Conte Ter. Mattarella chiede continuità per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e recovery. Ci sono diverse reazioni, veti incrociati in
queste ore, a quanto si apprende, stanno bloccando anche la trattativa in corso, quella soprattutto sui nomi per la squadra di governo dell'eventuale Conte Ter. Italia Viva sarebbe contraria ai nomi di Alfonso Bonafede e di Andrea Orlando come vice premier e allo spacchettamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Beni Culturali. In Movimento 5 Stelle invece ci sarebbe un veto sull'ingresso di Maria Elena Boschi al governo e in generale nelle forze di maggioranza viene considerata eccessiva la richiesta di Italia Viva di 3 ministeri di peso. Uno di questi potrebbe andare anche a Ettore Rosato, parlamentare della nostra regione. Sentiamo anche qualche commento in merito alla crisi, sentiamo la deputata Debora Serracchiani. È abbastanza surreale la crisi di cui, a cui stiamo assistendo, ma se serve a impedire che si arrivi a un'ulteriore crisi maggiore e si può servire a sciogliere quei nodi che avevano impedito al governo di dare delle risposte, è meglio appunto che ci sia un confronto. Sentiamola. Che speriamo si chiuda il prima possibile, mi pare che il lavoro sia importante e anche utile. Ma insomma, io credo che sia abbastanza surreale la crisi per certi versi. E se però serve a sciogliere quei nodi che oggettivamente avevano in qualche modo impedito, diciamo così, al governo di dare subito delle risposte, ben venga che ci siano sciogliendo questi nodi. E sulla difficoltà delle trattative è tornato anche Matteo Salvini: o c'è un accordo e lo spiegano, un accordo di programma, oppure bisogna andare al voto, così il leader della Lega all'esterno del Senato. C'è qualcuno, e penso al PD, che vuole azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Io non potrei mai restare al governo con chi vuole tornare alla legge Fornero, quindi mi sembra più serio restituire la parola agli italiani, perché come diceva lei, se non vanno d'accordo in 4, come farebbero ad andare d'accordo in 8? Pensa ai capocciate che vedereste tra tutti quanti. Senatore, comunque la dichiarazione fatta alla fine della consultazione con Mattarella è sempre valida, anche se Berlusconi potrebbe aderire al governo dei migliori, così come... Il governo dei migliori sostenuto dal Parlamento dei peggiori è una cosa surreale, che farà brividire. O trovano un accordo Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, lo spiegheranno agli italiani, perché dovrebbe funzionare da domani quello che non ha funzionato fino a ieri, o ripeto, entro aprile, in totale sicurezza, come democrazia vuole, 60 milioni di italiani potrebbero scegliere il loro Parlamento e il loro governo. Io non lascio il destino del paese e dei miei figli in mano a 3 persone disposte a tutto pur di non mollare la poltrona. Comunque la Meloni va avanti dritta senza esitazione verso il voto, anche la Lega? Ha capito cosa ho detto? Veniamo adesso ai lavori della Regione. 6 milioni di euro sono stati destinati dal Consiglio regionale per la ripartenza di sport e cultura. È stato approvato infatti da tutte le forze politiche il disegno di legge 122 che prevede contributi a fondo perduto e incentivi. Vediamo. Via libera unanime in Consiglio regionale per il disegno di legge 122 che prevede contributi a fondo perduto e incentivi sulla base di progetti di valenza regionale per un totale di 6 milioni di euro. Misure a sostegno della ripartenza di sport e cultura in Friuli Venezia Giulia, con cui, come spiegato dall'assessore regionale Tiziana Gibelli, la Regione assicura un concreto supporto ai settori della cultura e dello sport, riducendo l'impatto delle chiusure e delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid e favorendo la ripartenza. 3 milioni saranno destinati ai ristori e 2 milioni 850 mila ai progetti di ripartenza, sulla base di specifici bandi. L'obiettivo è favorire l'occupazione e l'impiego delle maestranze e dei professionisti di alcuni dei comparti maggiormente penalizzati. Nella norma, conclude l'assessore, è previsto anche un intervento per aiutare le realtà sportive a sostenere i costi di sanificazione degli impianti e si aggiunge lo stanziamento di 150.000 euro a sostegno delle iniziative finalizzate a programmazione e implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo a ricerca e innovazione, attuate attraverso il cluster regionale Cultura e Creatività. Siamo arrivati tardi, ma siamo arrivati. Una legge importante che va incontro alle gravi difficoltà di settori importanti come la cultura, come lo sport, l'associazione sportiva, il mondo cultura,
con i concerti, con i teatri, con le piscine, con le attività sportive, con le palestre che stanno arrancando e sono in grave difficoltà. Un intervento importante che va a aiuto e a beneficio di queste realtà. È un sostegno e un aiuto e speriamo che questo contribuisca a mantenere in piedi, a mantenere in vita queste importanti realtà per una ripartenza il più presto possibile. E è iniziata la discussione in Consiglio regionale della legge sviluppo impresa, una discussione che sarà lunga con la presentazione di molti emendamenti. Modernizzazione, crescita e sostenibilità sono questi tre filoni che raggruppano i 91 articoli del disegno di legge 123 sviluppo impresa, come detto in Consiglio regionale in questi giorni. Sentiamo le opinioni dei consiglieri Piccini, Liguori e Sergo. Lo definiamo un DDL importantissimo perché intanto interviene in un momento molto delicato per la pandemia che non è ancora finita, però che si propone di consentire alle imprese e all'economia del nostro territorio di affrontare con i migliori strumenti sia questo periodo difficile, ma soprattutto il futuro che ci attende con tutti i cambiamenti del caso. Il DDL è ricchissimo di contenuti, ci sono 93 articoli, 6 titoli e si propone di disciplinare in maniera particolare insomma, le attività produttive. Il settore del commercio è quello insomma, più elaborato, oltre a settori fondamentali per la nostra economia, quali certamente il turismo e le imprese. 123 è un disegno di legge necessario soprattutto per far ripartire il tessuto produttivo. Quanto le politiche economiche nella nostra regione possano incidere su quella che è la coesione sociale e far ripartire il nostro mondo produttivo è un tema che a noi dei cittadini sta molto a cuore, alla pari naturalmente degli altri colleghi in Consiglio regionale. Riteniamo che le politiche economiche possano evitare la disgregazione sociale, soprattutto in un momento quale quello di Covid e post-Covid che vede tante persone e tante imprese veramente in grande, grande difficoltà. Un pensiero lo rivolgiamo a quanto anche la pandemia ha cambiato la nostra vita sociale, l'organizzazione dei servizi alla persona e infatti riteniamo che nuovi spunti di riflessione su quelle che potranno essere tutte le riorganizzazioni degli ambienti pubblici e privati. Un provvedimento sicuramente importante che ha tanti principi che vengono annunciati e sicuramente positivi, che riprendono anche quelle che sono molte istanze del Movimento 5 Stelle, puntare su digitalizzazione, modernizzazione, ovviamente è una delle, anche sviluppo sostenibile, economia circolare, sono tutti temi che noi da anni portiamo avanti, quindi va bene prenderli. Chiaramente cercheremo in questi 4 giorni di lavori d'aula non solo di migliorare il testo che è stato presentato con gli emendamenti così come già avvenuto in commissione in cui molti emendamenti sono stati approvati anche già dalla Giunta e sicuramente finché manterranno anche la volontà di essere collaborativi e costruttivi così come lo saremo noi ci potrà essere sicuramente un'occasione importante per portare a casa una norma che favorirà e che deve favorire tutto il nostro settore produttivo. E superano i 70 milioni di euro le risorse per gli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado nel territorio dell'ex provincia di Trieste, 39 milioni per gli istituti superiori e oltre 32 per le altre scuole. Così hanno illustrato oggi gli assessori regionali all'istruzione Alessia Rosolene, alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, presentando il piano per l'edilizia scolastica per l'ex provincia di Trieste, che è suddiviso in 2 settori diversi e finanziato con modalità differenti ed è contenuto nella programmazione degli enti di decentramento regionale. Riguarda 25 plessi che ospitano le scuole secondarie di secondo grado con circa 8.600 studenti e poi lo scorrimento di graduatorie per gli interventi puntuali per gli istituti non delle superiori di ordine e grado in capo alla direzione centrale infrastrutture. L'amministrazione regionale, ha detto Rosolena, a partire dal 2018 ha già investito 32 milioni e 400 mila euro per l'edilizia scolastica.
E adesso invece andiamo ai lavori della giunta comunale di Udine, perché ha approvato la redazione della variante del piano regolatore in merito al completamento della riqualificazione dell'area industriale ex Bertoli. Un risultato raggiunto dopo mesi di ascolto e che stoppa a 3.900 metri quadrati lo spazio destinato all'area commerciale. Sentiamo l'assessore Manzan. Si avvicina sempre di più la riqualificazione dell'ex Bertoli, oggi un passaggio importante. Sì, un altro passaggio importante, un punto di arrivo dopo tutto un 2020 in cui si è discusso, si è sviscerata la vicenda per cercare quali erano le condizioni affinché tutti fossero insomma d'accordo su come procedere per riqualificare quest'area e quindi adesso dare mandato agli uffici che in maniera pratica dovranno realizzare l'istanza di variante urbanistica per riqualificare quest'area. In particolare oggi sono state sancite le prescrizioni di carattere generale, quindi, e non solo, anche di carattere particolare, quindi comunque la bonifica che deve essere assolutamente completata per quanto riguarda il suolo, il parco da 60.000 metri quadrati e la rotatoria tra via Fusina e via Molin Nuovo, i parcheggi, tutte le alberature che faranno da cornice agli edifici che verranno realizzati. Il nodo politico particolare era appunto i metri quadri di area commerciale che sono stati fotografati come 3.900 metri quadri, quindi da lì non si scappa. Tutte le attività di categoria economiche, le varie associazioni ambientaliste che si sono interessate, insomma tutto il tessuto urbano insomma, della nostra città che sono state coinvolte in questa vicenda hanno fatto la loro parte, hanno dato un loro contributo, noi siamo molto contenti perché è proprio stato un processo partecipato. Non solo, questa situazione significa anche che questa giunta, questa amministrazione finalmente ha il coraggio di risolvere un problema che dura dal 2000, quindi da più di 20 anni. È un problema irrisolto alle porte di Udine Nord, quindi vogliamo restituire un biglietto da visita interessante per chi entra in questa città, lasciare qualcosa alle nuove generazioni e avere il coraggio di portare avanti questo tipo di iniziative. E Pedibus a Pordenone si arricchisce di una nuova linea, quella dell'Istituto Narvesa. Il progetto conta 8 scuole aderenti, 13 linee attive, 333 bambini accompagnati a piedi nei percorsi casa-scuola. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'Associazione Piccoli Passi, il Comune di Pordenone, le scuole, la Polizia Locale e un centinaio di volontari. Bambini a piedi nei percorsi casa-scuola accompagnati da volontari e Polizia Locale. È il progetto Pedibus organizzato da Comune di Pordenone, Associazione Piccoli Passi, Polizia Locale e Scuole. Questo lavoro di squadra ha portato a moltiplicare il Pedibus, questi serpentoni colorati e allegri di ragazzi. Da un lato si insegna ai ragazzi che si può andare a scuola a piedi ed è un insegnamento indiretto anche ai genitori. Significa alleggerire anche la questione della sosta dinanzi alle scuole, che è stato sempre un problema, e significa anche dare un'educazione ambientale a questi bambini, i quali tra l'altro poi insieme socializzano e si divertono. Con l'adesione della primaria narvesa, le linee del Pedibus sono diventate 13 per 8 scuole partecipanti. Ieri abbiamo fatto un conto delle iscrizioni, ci sono 333 bambini che vanno a scuola a piedi. Una parte di questi anche in bicicletta, perché uno dei plessi ha anche il ciclobus attivo un giorno alla settimana. I volontari li cerchiamo sempre. Ci crediamo profondamente, prima di tutto perché è un progetto che mette assieme la scuola, le famiglie e il benessere dei bambini, che per noi è molto importante. Positivo anche l'impatto sul traffico. Più bambini usano il Pedibus, meno autovetture ci sono per strada e quindi un beneficio per la città, alleggerimento del traffico e sicuramente benessere per il nostro ambiente. È un traguardo che noi riteniamo importante per la nostra viabilità, ovviamente decongestionare le zone delle scuole nei momenti caldi, del classico accompagnamento dei bambini, è un momento importante sia per i genitori ma soprattutto per le nuove generazioni che imparano ad andare a scuola con una diversa mobilità. Con la cronaca andiamo indietro nel tempo, ci sono voluti 4 lunghi anni e mezzo, ma alla fine la magistratura ha dato ragione ai familiari di Francesco Maria Tomasso, chiamando in causa direttamente l'ANAS. Il possente Tiglio, contro il quale il 34enne di Monfalcone, dopo aver perso il controllo della sua Fiat 600, si è schiantato perdendo la vita, non doveva essere in quella aiuola sparti traffico all'incrocio tra la strada statale 55, che la vittima stava percorrendo nel 2016, e la strada provinciale 13 a Savogna
Marina di Isonzo o quantomeno andava protetto. A conclusione di una lunghissima fase di indagini preliminari, il pubblico ministero della Procura di Gorizia, titolare del relativo procedimento penale, ha chiesto il rinvio a giudizio per un alto dirigente dell'ANAS, per una funzionaria del compartimento delle Friuli Venezia Giulia e, in relazione alla richiesta del sostituto procuratore, il GUP, la dottoressa Flavia Mangiante, ha fissato per il 20 aprile 2021 l'udienza preliminare. Un cittadino romeno di 36 anni che deve scontare una pena di 11 mesi di reclusione per reati predatori è stato arrestato dalla polizia mentre si trovava a bordo di un pullman diretto in Slovenia. Il mezzo è stato fermato da una volante del commissariato di Duino Aurisina a San Giovanni lungo il raccordo autostradale. Dai controlli è emerso che la procura di Viterbo nel 2012 aveva emesso un ordine di carcerazione relativo a reati predatori. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla casa circondariale di Trieste. Adesso invece apriamo la pagina sportiva, andiamo ai campi del Bruseschi dove c'è il nostro Lorenzo Paussa. Buon pomeriggio, ben ritrovato Lorenzo. Eccoci Valentina, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. Si è concluso da poco questo primo allenamento settimanale dei bianconeri che riprendono così la preparazione dopo un giorno di riposo che si era susseguito alla vittoria sul campo dello Spezia. Allenamento quest'oggi che ci porta in dote una bella novità, ovvero il rientro in gruppo di Stefano Okaka. Primo allenamento quindi assieme ai compagni per il centravanti di Castiglione del Lago dopo l'operazione dello scorso 15 dicembre nel quale aveva dovuto farsi aspirare un versamento ematico alla gamba sinistra. Precedentemente aveva dovuto fare i conti anche con il Covid, quindi è un giocatore che manca all'appello in Serie A dal 20 novembre quando l'Udinese e la Dacia Arena sconfisse il Genoa. Si tratta sicuramente di un gradito ritorno, chiaramente è un'indicazione soltanto per quanto riguarda diciamo un recupero del suo stato di forma ormai quasi ultimato, ma resta difficile capire quando effettivamente potrà tornare a disposizione in campionato, in un attacco che è stato, se da un lato ha visto la partenza di Kevin Lasagna, dall'altro è stato rinforzato da Fernando Llorente, che è un giocatore più o meno omologo a Okaka, quindi questo va un po' a delineare un sistema di gioco differente nei piani della società e del mister, con una torre centrale che può innescare il gioco della punta leggera che in questo caso sarebbe Gerardo Deulofeu, giocatore che abbiamo visto essere in crescita, protagonista di un'ottima prova contro lo Spezia, quindi le premesse ci sono tutte adesso per iniziare un ottimo girone di ritorno. Oggi quindi la squadra ha lavorato in un allenamento prettamente atletico, del resto mancano ancora 5 giorni al prossimo incontro che vedrà l'Udinese affrontare il Verona qui in casa domenica alle 15, prima giornata oggi dopo il termine del calciomercato che ha visto la società bianconera particolarmente attiva con un innesto proprio arrivato quasi in extremis che risponde al nome del giovanissimo attaccante olandese Jayden Braaf, giunto dal Manchester City. Il giocatore sta svolgendo ancora i primi test fisici, quindi lo vedremo al lavoro con gli altri bianconeri presumibilmente nei prossimi giorni. A te. Grazie Lorenzo. Io prima di salutarvi vi ricordo i programmi in onda sul nostro canale in questa giornata. L'informazione ritorna alle 19 e alle 22:30, alle 20:30 spazio anche al TG per il Veneto, alle 21 invece come sempre, come ogni martedì, parliamo di basket insieme a Massimo Campazzo e ai suoi ospiti all'interno della trasmissione Basket a Nord-Est, con tanti ospiti: Gian Piero Ticchi, Roberto Premier, Lorenzo Pomes, Andrea Gracis e Marta Scarsi. Questi gli ospiti di questa sera di Max Campazzo. E noi invece ci rivediamo alle 19, grazie per averci seguito e a più tardi.